la poesia, o meglio, l'esercizio della scrittura per me è indispensabile, salvifico, proprio perché mi permette di elaborare quanto il pensiero sterilmente appunto, come dicevi tu, assorbe e non metabolizza. La ricerca della parola pregnante, significativa, io non credo che esistano sinonimi, per cui ho un bel da fare a trovare la parola giusta, e sì, è proprio la volontà di definire, qui la metrica mi torna anche utile, un dominio all'interno del quale individuare le cose con la maggiore esattezza possibile per me. Circa il peso, io parlerei di responsabilità. Mi sembra che troppo spesso oggi chi scrive sia un responsabile, soprattutto nei confronti della lingua, che è lo strumento principe di cui l'uomo dispone per leggere la realtà, per darle ordine, per trovare un senso. Ecco, sì, quindi avverto, ecco, la responsabilità porta inevitabilmente con sé anche il peso, e cerco di sostenerlo traballando inevitabilmente, ma con molta dignità. Cerco di farlo, avverto intimamente questo dovere. Superfici. Non c'è sguardo che fissi la mia nuca, ma un'altra nuca ancora, seduti come siamo, lo sconosciuto e io, dentro il gazebo che fa vela a Treviso, in piazza Pola. Impareremo a decifrare, immobili entrambi e premurosi, l'orografia dei corpi, le superfici vaste, le nostre schiene come tabule incise, insetti ermafroditi a pelo d'acqua che si toccano da dietro. Il linguaggio è uno strumento, pensi che sia a volte limitante, visto che magari non esistono neanche sinonimi, o pensi di riuscire a poter dire tutto col linguaggio? Cioè, quanto questa è una sfida, quanto ti intriga e quanto ti limita a volte? Magari riuscire a dire tutto, magari, prima ho parlato dell'occorrenza nei miei testi di traslati che hanno spesso a che fare con il corpo, perché è un modo, se vuoi, ritorto di alludere a ciò che non mi riesce di definire altrimenti, per cui ma questa, insomma, è la vecchia storia del correlativo oggettivo, per cui però ecco, riguardo alle abbreviazioni eccetera, agli acronimi, non sono da demonizzare, basti leggere, anche senza acquistare il libro, la poesia pubblicata in prima di copertina dell'ultimo libro di poesie di Magrelli, in cui c'è una serie di acronimi e poi confusi tra questi anche INRI, ecco, quindi voglio dire, abbiamo a che fare con una testa fina, parlando di Magrelli, però voglio dire che insomma ci sono poeti che ci insegnano che si può davvero fare poesia anche con gli acronimi, e magari tentare anche gli acrostici una volta, ma insomma. Temporale. L'anta di un armadio che scricchioli in casa mia vuol dire piove. Dar retta a me, stanotte piove. E a me proprio non riesce di esserci con la testa alle cose. Il barometro cala, ma non c'è vento ancora. E quest'acqua poi mi fa sciapa nell'orto l'insalata e butta giù anche me.